adesso arriva il tecnico degli ospiti, Fabio Rossoli, Etnomister. 3-2, si è andato in vantaggio, eravate riusciti poi a recuperare la partita, qualche ingenuità difensiva? Ma oggi abbiamo concesso sinceramente troppo dietro, però mancava due persone, due ragazzi che di solito giocano, uno per infortunio, uno per malattia. Abbiamo giocato con tre fuori quota, di cui due dietro, però come ha detto Paolo, è stata una partita equilibrata. Logicamente si è deciso sugli episodi, loro, la forza loro si conosce benissimo in casa, vai a vedere, hanno fatto tutte vittorie. Oggettivamente penso che non dico qualcosa di sbagliato, sì, penso che alla fine noi in secondo tempo, sinceramente stando in svantaggio, abbiamo attaccato un po' di più loro, abbiamo lasciato due o tre contropiedi importanti, però abbiamo avuto due o tre palle veramente clamorose. Avete preso anche un palo? Bah, no, bravissimo il portiere loro, forse distinto su un calcio di punizioni, abbiamo fatto sicuramente, come diceva Paolo, abbiamo fatto le nostre calci piazzate, ci lavoriamo parecchio, però ecco, usciamo da questa partita un po', ecco, arrabbiati per il discorso che sicuramente potevamo portare a casa dei punti importanti, però è andata così, noi sappiamo che dobbiamo soffrire fino all'ultima partita, perché noi non abbiamo comprato logicamente nessun giocatore, noi abbiamo la squadra dell'anno scorso con i fuori quota, quindi non abbiamo la possibilità di comprare giocatori, quindi voglio dire, mo c'ha l'onore a loro, c'ha dei giocatori importanti, Gito Pavese, Zandoni, Molinari, noi siamo la squadra dell'anno scorso con dei giocatori sicuramente importanti anche per la categoria, però ecco, dobbiamo soffrire, ci rimetteremo sotto e prepareremo la partita di sabato per la domenica, che per noi è importantissima, con il Porto San Leopoldo, cercare di vincere la partita. Grazie e dunque da Castellini.